quando quella sentinella ha affondato la sua alabarda sulle mie carni. Pensavo di morire, di nuovo. Per la prima volta mi sono sentito di nuovo un cavaliere, tirando in battaglia. Forse finalmente, privo di sensi di colpa. Forse non appartenevo in modo predestinato a questo nuovo mondo. Eppure il mio corpo si è rigenerato. Mi sono svegliato davanti a quella luce, quella grazia, ancora intero, pronto per volerne ancora, per darne ancora. È come se il mio corpo fosse tornato a essere una macchina per uccidere. Ma c'è qualcosa di diverso. Sento di avere uno scopo, ma non so nemmeno io quale. Intanto, ogni morte mi lacera. Mi fa soffrire. Mi fa rivedere di nuovo quelle immagini orribili del mio passato. Voglio dimenticare. Vorrei provare un dolore così forte, tale da scordarmi quelli del passato, ma è impossibile. Non c'è niente. Niente che mi possa far dimenticare. Arthur, Chandra, Edric, voi sarete la mia maledizione per l'eternità. Salve a tutti ragazzi, io sono Steve del canale Andre Fotto e oggi torniamo con Elden Ring e il nostro, ovviamente, cavaliere ormai decaduto, Mordred. La volta scorsa abbiamo semplicemente, diciamo, battuto il primo boss e completato quello che potrebbe essere il tutorial, mentre vediamo che la scia di grazia dorata ci indica una direzione e sotto di noi il gigantesco albero dorato. Prima di proseguire però ovviamente ci siamo lasciati qualcuno indietro, perciò... You're tarnished. I can see it. And I can also see that you're not after my throat. Then why not purchase a little something? I am Carle, purveyor of fine goods. Riguardo a Calè e consiglio. Allora, vediamo anzitutto che cos'ha per noi. Abbiamo dei pugnali da lancio. Pugnale corto da lancio, privo di guardia, la lama è levigata e il peso sapientemente bilanciato. Lancialo contro il nemico per infliggere danni. Quest'arma ausiliaria è usata principalmente per limitare i movimenti avversari, ma può rivelarsi letale in mani esperte. Scalando B in forza e A in destrezza, non male. Telescopio, strumento astrologico utilizzato dai membri della famiglia reale di Caria. È solo una parte trafugata dall'attrezzatura completa, consente di vedere a notevole distanza. Durante l'epoca dell'albero madre, l'astrologia cariana cadde nell'oblio. Nell'ordine aureo non vi era posto per il destino narrato dalle stelle. Quindi ancora una volta la luna o le stelle sono viste non necessariamente in positivo. Rimedio del dito torto invocatore. Rivela i segni multigiocatore cooperativi e competitivi. I segni cooperativi sono di colore dorato, mentre quelli competitivi rossi. Vabbè, questo molto basilare. Il vaso lo avevamo già visto. Corredo da creazione. Borsa di cuoio contenente pestello e mortaio. Un coltellino e altri strumenti. Consente di creare oggetti dal menu principale. Fornisce i mezzi per combattere e sopravvivere. E questo penso sarà basilare per noi. Qui credo avremo delle ricette. Allora, freccia d'osso piumata, dardo d'osso. Chiara pietra, carne essiccata rinfrancante, carne bianca essiccata rinfrancante. Vaso d'acqua santa, vaso sacro con legaccio. Interessante soprattutto questo, ma al momento non abbiamo un arco. Freccia e dardo, quindi differenti da quelle d'osso, che potremmo creare sicuramente con le ossa degli animaletti che sconfiggiamo. La torcia invece la prendiamo
Grande scudo di cuoio, scudo circolare rivestito di cuoio, tra i più ampi di taglia media. La sua capacità di ridurre i danni è senz'altro minore rispetto ai modelli metallo, ma può gestire un ampio spettro di affinità d'attacco. E ha ovviamente la parata. Ok, ha una parata media migliore, eccetto nel fisico. Camaglio. Questa è un po' la corazza del Crestfallen. Contiene informazioni relative a un'ampolla di balsamo portentoso. Ulteriori dettagli sono a disposizione di chi sia disposto a pagare. Relativa ai punti di sosta in rovina. Ma ne proviamo a prendere una. Sono interessato. Molto interessante questo negozio, molto particolare. I am of a nomadic people, selling wares as I travel. The land has been tainted by madness since the shattering of the Elden Ring. It's only tarnished like yourself. You keep things from drying up entirely. Let's say you're a very welcome customer. Va bene, Calais. Ti ringrazio del complimento. Sei veramente interessante come design. E anche come personaggio. Goodbye. Nice to do business. Mi ricorda vagamente Greyrat. Non saprei dirvi se per il tono di voce o che altro. Creazione oggetti. Recipienti. Per creare alcuni oggetti ti serviranno vasi incrinati o altri recipienti. Questi oggetti non possono essere creati in numero superiore ai contenitori disponibili. Quindi potremo creare dei vasi esplosivi con dei vasi vuoti. Ok, molto semplice. E vediamo la creazione oggetti, quindi è un menu completamente nuovo. E abbiamo effettivamente un vaso incendiario. Tant'è che oltre ai materiali ci chiede se abbiamo recipienti e o vasi incrinati. Ok, quello con legaccio è come la Molotov che lancia all'indietro. Ci dice anche dove sono gli oggetti, quindi reperibile vicino agli incendi, spesso in possesso dei semi-umani e così via. Semi-umani, tra l'altro. Ok, dardi d'osso. Lancia ai nemici, quindi sono coltelli in realtà, non frecce. A cavallo ripristina PV di torrente. Anche solo per dire di aver fatto qualcosa. Momento di rovine. Pietra arcobaleno, ok, sono le pietre iridescenti. E poi il dito torto, lo abbiamo già visto. Ok, abbiamo sbloccato già abbastanza. Ora, se volessi controllare cosa c'è qui intorno, farei bene o farei male? Qui è dove abbiamo affrontato la sentinella dell'albero. Tra l'altro, bellissimo scontro. Era molto simile a Gyobu, lo ricordava, ma molto migliore. Ehi, niente per me? No. Quindi il drop non è garantito. Ok. Allora, ci siamo riposati più o meno lì. E lì in fondo si vede qualcosa. Ma potremmo arrivarci da qui? Forse no. Dai, però, nessun materiale. Ok, c'è il mare. Però c'è anche una spiaggia. Che cazzo? Ok.
Ok, non mi sembra però di vedere un modo per scendere da qui. Forse abbiamo bisogno del famoso cavallo. O forse... fungo. Stiamo attenti, non vedo particolari indicatori per quanto riguarda gli oggetti. E qui in realtà... forse possiamo. Noi uccidiamo tutti gli animali possibili. Vedo comunque difficile arrivare lì, anche scendendo fin qua. Non credo potremo nuotare. Ho il presentimento che non potremo farlo. E al momento non so nemmeno come potrei risalire, ma esploriamo. Runa aurea. Ok. E delle melme, molto più piccole di quello che abbiamo visto prima. Ok. I nostri primi nemici. Sono durissimi per le nostre armi. Vediamo se c'è una ricompensa. Non mi è sembrato avessimo a disposizione un colpo critico. E non premiano la grande, però. Ma ci siamo riusciti. Speravo. Ecco, speravo proprio in un drop. Scheggia di vetro, ok. Che poi non sono vere e proprie melme. Sembrano semplicemente. Fatti di esseri fatti di pezzi di cadavere o di tutto quello che c'è per terra. E questo dovrebbe essere uno dei salti fattibili col cavallo per tornare sicuramente indietro o per andare avanti, magari lì. Oh, abbiamo qualcuno di un po' più reattivo. Ai! Dovremmo occuparci prima di lui? Facciamo così. Usciamo dalla visuale. Ok, ovviamente mentre cavalchiamo. Mamma mia! Hanno la mia stessa abilità. Posso attaccare mentre ho lo scudo alzato come in Dark Souls? Con le lance era possibile. E tornano su! Ha! Sarà roba di una volta o... o potranno farlo sempre? Cavolo! Potrebbe essere un problema. Credo lo scopriremo. C'è un tempo. Abbiamo un limite di tempo. Come funziona? Ah, minchia.
Questi sono veri non morti. Forse senza miracoli o armi divine non possiamo far nulla? Ah. Cavolo. Ci siamo messi in una bella situazione, eh? Mi chiedo se ci sia modo di tornare su a piedi. Ehi, sei sempre tu? What do you need? No. Any trouble? È diverso? Mercante nomade. E ha degli oggetti diversi. Ok. Allora, potrei volere qualcosa di questi. E un po' di frecce. Facciamo. Non gli fa particolarmente piacere. Però carino, non l'avevo proprio notato. Allora, come equipaggiamento potremmo portarci dietro questo e questo. Spero. Ah, cavolo, siamo pesanti però. Carico pesante. Ok, per adesso allora lasciamo stare la torcia. Ok, l'arco sempre a due mani. Abbiamo il mirino. Ok, non sembra essere niente di nuovo. Però se ci sono altri non morti, non so come ce la caveremo. Ok, siamo ancora agili. E possiamo attaccare con la torcia. Caverna costiera. Un dungeon. E addirittura un luogo ove riposare. Ok, visto che potrebbe essere impegnativo, facciamolo. Ci riposiamo. Non so se è qualcosa che avrei voluto fare. Cosa abbiamo qui? Abbiamo modo di scendere qui, ma non so se possiamo risalirci. Muschio di caverna. Beh, qui potremo anche trovare tanti materiali rocciosi, quindi cerchiamo bene. Ah, ok, ora spero di non averne dietro. Questo sembra più forte. Ok. Molto semplice per ora. Ma non sottovalutiamo il tutto. Ok, forse scendiamo da qui. Sì. Ah, cavolo.
Mi ha sgamato subito. Bello avventurarsi così in dungeon senza sapere nulla, senza seguire una strada precisa. Tu? Subito. Ah, però tu sembri ancora più grosso. Eh sì. Più veloce e più resistente. Niente drop, non particolarmente generosi con noi. Ok, ma solo muschio, niente pietre, materiale di qualche tipo? Ovaia di polpo di terra, ok. Allora, non vorrei girare senza la torcia, però... Abbiamo un boss. Ok. Ma io ho visto dei tizi. Dove stanno? Eccoli qua. Oh merda. Sono qui, pensavo nella prossima stanza. E loro sono i semiumani. Ti prego, fammi... No, volevo eliminare prima voi. Sono due di questi. Io vorrei soltanto liberarmi degli altri, ma forse non è l'arma adatta. Dovremmo girare con la spada. Ok, non hanno tanta vita, ma il loro numero mi preoccupa. Non riesco a vedere niente. Devo semplicemente ignorare gli altri? Non credo. Stanno attaccando in troppi, non riesco a capire quando schivare e quando attaccare. Ok. Almeno vedo qualcosa. Si stordiscono anche facilmente, non sono per niente impegnativi. Ma non so dove guardarmi. Ok. Decisamente un combattimento da spada. E non si vede un piffero. Sembrano iene.
Dov'è l'altro? Troppo presto. Mi hanno incastrato. Sempre sti idioti vicini. Ok. Niente che uno spammino di R1 non possa fare. Però l'altro si è avvicinato forse perché eravamo in un'altra posizione. È nascosto lì. Veniva da qua. Ne manca uno? Forse è proprio qui. Eh sì, era lui. Stamina. Che figo però, eh. Ma cazzo è vivo. Non l'ho ucciso così. Levati. Come attacca mentre salta. È tutto molto interessante. Non è una grandissima boss fight, però per essere opzionale secondaria ci sta. Cavolo, ce la siamo giocata male. Il nostro... Mordred non combatteva da parecchio, eh? Ora probabilmente morirò per altro, ma lucciola d'argento. Ok. C'è ancora qualcuno. Ah, sono quelli. Ok. Quelli prima della nebbia. Dovrebbero star lì, però. Sì. E abbiamo ottenuto. Ho un po' paura a guardare il menu ora, ma. Attrezzi da sartoria, permette di modificare l'armatura presso i luoghi di grazia. Ok. Prezioso ago da cucito del semiumano Bok. Ok, ho risolto un pochino di problemi di luce, il sole oggi non era dalla nostra parte. Non mi dispiace la Barta. Però con la spada eravamo palesemente più preparati. Vuoi per il moveset più semplice, vuoi per qualsiasi altra cosa, anche per il fatto di dover
comunque gestire tanti nemici, però è stata molto più utile. Quindi il nostro premio è stata sicuramente la possibilità di potenziare le armature. Se ci rifiutiamo di tornare all'ingresso, dove arriviamo? All'altra... magari c'è un altro ingresso, potevamo arrivare da un'altra parte? Guarda lì! Noi però siamo mezzo morti. Farfalla ardente. Ok, questa caverna è un bel posto per farmare muschio, ma quanto ci può servire effettivamente? Stiamo trovando una quantità di roba incredibile. Preparato di frutto di rowo. Permette di ripristinare i PV di torrente, il destriero fantasma, mentre si è in sella. Non è commestibile per gli umani, ma torrente sembra esserne ghiotto. Però non abbiamo ancora torrente. Frammento di rovine più levigato e luminoso rispetto a una pietra arcobaleno. Emette una flebile luce dal punto in cui si trova, illuminando l'area circostante. L'effetto tuttavia è molto breve, privo della varietà cromatica delle pietre arcobaleno. Ok, vabbè, nulla di particolarmente interessante. E ripeto, stiamo morendo. Quindi non ho idea se ci si possa teletrasportare anche da qui, ma ora voglio godermi il momento. E se gli scorci sono sempre questi, mamma mia. Ok, non siamo andati molto lontano, vero? Ma forse c'è il modo di tornare su da qui. Oh, possiamo teletrasportarci. Che forse è più semplice. Proviamo. No, aspetta, noi siamo qui? Non siamo nello stesso punto. Siamo dall'altra parte. E moriremo molto in fretta, ma siamo dall'altra parte. Oh, fiore di foglia madre. Ho il dubbio, dovremmo essere qui? Altro luogo di grazia. E tu? Ok, finalmente un drop. Che cavolo? Non era l'obiettivo, ma siamo arrivati da un'altra parte. Ok, fantastico. Tuttavia non possiamo livellare da soli. Altera vestiario? Aspetta, non è un potenziamento normale oppure... Allora, il potenziamento che fa? Sembra quasi diminuire tutte le nostre difese, però la rende più leggera. Ma forse ci togliamo il mantello? Non lo voglio ancora scoprire, ma... Quindi non siamo abilitati a potenziare le armature. Possiamo fare questi cambi? Ok. Chiesa della Comunione Draconica. Questo è un drago. Ok. Sembrava, non lo so, una pianta.
una pianta morta, appassita. Esamina altare. Rituale della comunione draconica. Ah! Incantesimi. Incantesimi di che tipo? Non sono cintopietra, scintipietra? Incantesimi di drago? Tramuta l'esecutore in un drago che emette un soffio infuocato. La carica estende la durata della magia. Incantesimo dei prodi che hanno cacciato draghi e banchettato con i loro cuori, ottenendo in cambio un potere assoluto e devastante. Squarcia i nemici con artigli ferini, permette di eseguire un attacco supplementare. Azzona i nemici di fronte a sé. Ma che figo! Ma che figata! Possiamo letteralmente apprendere incantesimi dei draghi. Credo che qui siano visti molto diversamente rispetto a... a come From Software ci ha abituati. Va bene. Immagino potremmo anche scalarlo. Non so a che pro, ma... oh, e qui non c'è nient'altro. È tipo una covenant, no? Un patto. Perché non vedo nient'altro in giro. Salvo mi stia sfuggendo un forziere o qualche materiale, ma... no, qui no. No, messaggi. Sembra tutto qui. È un tutto qui molto bello, per carità. È un tutto qui bellissimo. E c'è un fungo. Ora, quanto possiamo scalare noi? Molto più del previsto. Nel lontano est troverei la cattedrale della comunione draconica, un luogo dove si riunisce il potere draconico. E non è questa? Questo è solo una minima parte? Vista splendida. Già, noi eravamo lì? Più o meno... no, qui. Eravamo qui. Wow. Carne pregiata? Ma è un uomo? Certo che droppare un'arma, un'armatura. Rischiamo di farci molto male qui. Se non c'è altro, è venuto il momento di testare la funzione di teletrasporto. Perlomeno abbiamo completato un dungeon. Ma attenzione. Un altro cadavere. Testa di libellula gigante. A parte di un mostro? Effettivamente sì, visto che dice ottenibile cacciando libellule giganti. I polpi di terra potrebbero essere quelli che abbiamo già visto. Che schifo. Ehi tu? Oh, questo mi sa che era aggressivo. Ho il terrore però ad andarmene. Basta veramente girarsi a un angolo e trovi qualcosa. Zampa di gallina a quattro dita. Quanta roba c'è? Cioè, io ho veramente la preoccupazione addosso. Comunque, diciamo che qui possiamo tornare quando vogliamo. E abbiamo fatto, ok?
tornerei alla chiesa di L, se è possibile. Lo è. Proseguiamo, proseguiamo dalla chiesa verso la direzione della grazia. Vieni qua. Affrontiamo un cavaliere. Tra l'altro non attaccano subito. Quasi come se ci volessero avvertire. Ah. Fare un parry sarà una buona idea. Forse no. Non conosco i tempismi. Però ripaga, eh. Porca miseria se ripaga. E non ci hanno neanche fatto troppo male. Che mi fa pensare che forse la vera difficoltà sono i boss. O certi dungeon. All'aperto però abbiamo una grande libertà. Questo sembra aggressivo, eh? Magari sto uccidendo animali che non ci farebbero nulla, invece. Frammento di rovine. Sento uno strano suono. Oh! No, aspetta, voi siete le lucertole? No, ti prego. Cosa sono? Scarabei della lacrima. È la loro cacca? La che... Sconfiggili per riempire le ampolle corrispondenti. Senza però ovviamente poter superare il limite. Noi però, seguendo sto scarabeo che io pensavo fosse stile lucertola, invece è una cura vagante, abbiamo trovato un avamposto, un accampamento di questi cavalieri. Ora, non abbiamo preso il telescopio, vero? No. Sarebbe stato interessante provarlo. E lì c'è uno di quei carri del trailer che ha sicuramente... qualche oggetto. Abbiamo anche un forziere di là. Va bene, partiamo dal forziere. E vediamo come si comporta il nemico. Lupi addestrati sicuramente. Ok, è sospettoso, ma non viene a cercarci? Ora, ci ha sgamati? Oh no. Vediamo dove arriva. Perché sta andando nella direzione più logica, ma... può
cui ha una freccia in testa. Ok. Non facciamoci scrupoli. Piuttosto, visto che questi resistono, l'arco potrebbe essere interessante con loro. Perfetto. A questo punto direi prendiamo il forziere. È un forziere, sì? No, è troppo grosso per essere un forziere. Forse sono tombe, sarcofagi. Oh, cavolo. No. Penso dovremmo ingaggiare. Oppure fare il giro. Ci sono nemici ovunque. Torna giù. Lì abbiamo un punto di grazia molto importante. Per chi ha giocato il CNT, penso, se non hanno cambiato le cose, sia abbastanza chiaro e lampante. Ma prima dobbiamo vincere qui. Abbiamo due soldati. Una guardia lì. Se riuscissimo a prenderla alla larga, forse. E ora non so se si apre da lì o da qui. Credo dall'altra parte. Vediamo quanto belle sono le ricompense. Spadone del vassallo. Ok, interessante. Quindi un'arma nuova. Poi la vediamo. Mentre qui non c'è nessuno. Strano. Avrei... ecco qua. Avrei giurato di sì, e infatti... Uno arriva di là. E uno fa la ronda qui. Va avanti e indietro. Ok. Non avrei mai pensato di giocare un pseudo Dark Souls così. Molto strano, molto strano. Funziona per il momento. I nemici non li aspettavo super intelligenti, quindi
Ok. Per ora però ce la stiamo giocando bene. Aspettiamo che questo faccia il giro. E il nostro Mordred non ha più un codice cavalleresco da un bel po'. Quindi diciamo che la situazione, né la sua morale, vanno contro quello che gli sto facendo fare io. Ora tu sei il prossimo. Soldati, schinieri da soldato di Godric. Dardi e dardi del vassallo. Quindi questi sono cavalieri di uno dei lord, giusto? Godric? Flagello, ragazzi. In che senso flagello? Cioè, è letteralmente il mazzafrusto? Perché è l'arma della vita. Cavolo, non possiamo usarlo per poca destrezza, causa sanguinamento. Arma composta da un peso fissato all'impugnatura con una catena, la sfera di ferro è disseminata di aculei che causano sanguinamento. I colpi di quest'arma non possono essere parati, inoltre vanta un attacco caricato che permette di roteare la sfera per imprimere maggiore potenza. Abilità catena vorticosa. Attacca facendo roteare vorticosamente la testa di un flagello. Esegui un attacco normale o potente per sfruttarne lo slancio nel colpo successivo. Che figata. Mentre questa è uno spadone. Spada dritta di nobile foggia ed eccelsa qualità, è sovente brandita dai fanti al servizio dei signori. Presenta macchie e scheggiature dovute all'uso, ma nel complesso appare conservata in buone condizioni, sebbene i soldati che la brandiscano siano ormai preda di una cieca follia. Abilità impronta, montante. Stringe l'armamento e abbassa il baricentro per meglio attutire l'impatto dei colpi. Se seguito da un attacco potente, permette di sferrare un fendente verso l'alto, quindi ci sarà anche un'impronta differente. Voglio provare il flagello. A prescindere dal mio, dalla mia statistica bassa, è bellissima. Mi piace un sacco. E ovviamente diamo un'occhiata anche a questa. E non possiamo usare perché non abbiamo abbastanza forza. Tuttavia, se la prendiamo a due mani, interessante. Così possiamo. Carina, carina. Però pesa un fottio. Quindi per adesso torniamo al nostro armamentario classico. Ma che bello. Stavano trasportando alcune delle loro armi. Ora abbiamo un soldato potente. Uno lì, due stanno ancora lì. E questi. No, eh. Troppo poco. Mi ha visto soltanto il lupo? Certo che vorrei avere una mira migliore. Ok. Purtroppo non sono particolarmente intelligenti, ma è bello avere la possibilità di sorprenderli così. Lui è rimasto fermo. E attaccarli tutti insieme credo non sia un'ottima idea, quindi vediamo se riesco ad attirarne un altro.
Non ci arrivo? Oh sì che ci arrivo. Oh, sta arrivando la notte e anche degli strani pipistrelli. Allora, siamo così. Merda, non così vicino. E un altro è giù. Iniziamo da lui. Se ci arrivo, forse così. Ha fretta il signorino. Noi no, però. Adesso ci sgama in pieno. Ok. Tra l'altro abbiamo trovato anche degli schinieri che potrebbero dirci qualcosa di interessante. Godric l'innestato. Ce l'avevano già menzionato. Ma arriveremo ad avere carico pesante, quindi direi... Oh no. Che anche quei pipistrelli non è che mi convincano tanto, quindi... Aspettiamo. Sono io. Qui abbiamo qualcosa da esplorare di sotto. E lì c'è il trombettiere. Trombettista. Insomma, quello che potrebbe far saltare tutto. Erba. Via, 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 veloce, veloce. Dove erano i due tizi? Forse qui sopra. Ok. Non sono mai insieme. Il soldato che era con quello forte, forse l'abbiamo già ucciso. Piano. Perfetto. Non so quanti ne restino, ma ora noi due. Hai uno scudo molto più figo del mio. Bravo! Ed è anche molto resistente. Caricarlo a testa bassa sarebbe un po' inutile. Colpi molto veloci. Si riposiziona subito. Non è facile. Bella questa. No, non lo vinciamo il confronto con lui. Ci stordisce lui all'armatura.
E anche lo scudo di Cristo. Troppo avido. Non abbiamo modo di colpirlo spesso. Ha un sacco di mosse per essere un mob. Basta. Non so se sono finiti. Anzi, credo di no, però... Cos'è questo? La mappa! Cioè, la prima mappa è tutta sta roba. Sì, nel CNT non l'avevo mai raccolta. Che pollo. Ora, finiamo in grande stile, uccidendo chi è rimasto. E leviamoci di torno, perché i pipistrelli non erano un nostro obiettivo. Per oggi li lasceremo stare. Stermina un gruppo di nemici per rifornire le tue ampolle. Il numero e il tipo varia in base al gruppo dei nemici. Ovviamente, come al solito, non possiamo superare il limite massimo. Questo potrebbe essere anche un segnale che li abbiamo uccisi tutti. Eccolo qui. Ora, salvo sorprese, potremo avere un tesoro davanti. La nostra ricompensa è... una cenere di guerra. Presso i luoghi di grazia, usa le ceneri di guerra con un coltello da filatura per conferire nuove abilità agli armamenti. Ogni armamento può avere una sola abilità. Eventuali abilità già presenti saranno rimosse. Le abilità disponibili variano in base al tipo di armamento. Alcuni speciali hanno abilità fisse e non possono ottenerne altre. Usa un coltello da affilatura. Questo procedimento permette di modificare l'affinità offensiva di un armamento o di incrementare i bonus agli attributi, per esempio. Le affinità disponibili variano in base al tipo di armamento. Alcuni non possono ricevere un bel piffero. Ok, e noi abbiamo ottenuto... Non possiamo vederla. Non è tra le ceneri? Ok, questo è un oggetto chiave, quindi non penso sia consumabile. Dovremmo poterlo fare ogni volta che lo vogliamo. Cazzo, che bello però, anche di notte. Ok. Non vedo l'ora di poter usare il flagello o quell'altra spada. Oggi però concludiamo qui. Greetings, traveler from beyond the fog. I am Melina. I offer you an accord. Abbiamo la nostra waifu.
Have you heard of the finger maidens? Le vergini delle dita. They serve the two fingers, offering guidance and aid. Lei è una vergine delle dita, suppongono. Una maiden. I am afraid. Are maidenless. I can play the role of maiden. Turning runes into strength. To aid you in your search for the Elden Ring. You need only take me with you. To the foot of the Erd Tree. Then it's settled. Summon me by grace to turn runes into strength. Ah, another matter. I bequeath to you this ring. Use it to traverse great distances. It will summon a spectral steed named Torrent. Torrent has chosen you. Treat him with respect. Muove le labbra, finalmente. Ok, allora. La cenere, la prossima volta. Oggi. Oggi si livella. Allora. Al momento. Grazie Melina. Al momento il nostro Mordred è un uomo molto semplice a livello di build. È un cavaliere e in quanto tale utilizza semplicemente armi e scudi. Non fa affidamento a alcun tipo di magia, salvo ovviamente avvenimenti o modifiche in corso d'opera del suo background. Quindi per adesso direi così. Ragazzi, l'episodio di oggi è finito, abbiamo fatto un botto di roba e ancora non abbiamo visto niente. Assurdo. Noi, come sempre, ci vediamo al prossimo video.